Parlo italiano, va bene per tutti? Sì, se no anche inglese, no? Italiano, va bene. Francese pure, ma preferisco. Allora, intanto grazie Allegra per questo invito e sono molto felice di essere qui a parlare di Puccini, che è uno dei miei compositori assolutamente preferiti. Amo la sua musica perché è una musica che va direttamente all'anima, intanto perché per la potenza delle sue melodie. Ma quello che spesso non si sa è che sotto queste melodie così immediate che ci prendono, che ci trasportano, no? E pensiamo anche alle colonne sonore di alcuni film, come Moonstruck, così. In realtà c'è una complessità enorme di composizione. E Puccini è stato capace, in un certo senso, di, nella musica nostra italiana, rompere. Già Verdi, nell'ultimo periodo della sua vita, aveva interrotto, diciamo, il modo di comporre la musica in arie chiuse, cabalette, la musica che si ferma e si fa l'applauso. Invece, già nell'ultimo Verdi, con Aida e con Falstaff, c'è il cosiddetto leitmotiv che viene poi soprattutto dal mondo germanico, da Wagner. Il leitmotiv è una cellula musicale che si identifica con una situazione o un personaggio. E io trovo che la Bohème, più di tutte le opere di Puccini, ma la Bohème è emblematica per questo tipo di caratterizzazione, di orchestrazione e di messa, diciamo, in musica di una pièce teatrale. E vi farò, suonerò per voi alcuni incisi, alcune cose, per farvi capire come è geniale questa musica. Bisogna sapere però che la Bohème è stata scritta alla fine dell'Ottocento, la prima è stata nel 1896 a Torino, ed è la quarta opera di Puccini, perché lui debuttò con Le Villi, che fu un insuccesso terribile. Tanto che Puccini voleva addirittura smettere di scrivere dopo, pensate, dopo questo insuccesso. Io l'ho fatta alle Villi l'anno scorso e trovo che è un capolavoro assoluto, in cui si vede già tutto il Puccini poi più maturo, più là. Poi scrisse Edgar, poi La Manon Lescaut, che fu la prima opera di grande successo, e poi su questo romanzo di Murger, L'essenza della vita Bohème, lui scrisse la Bohème quasi in sfida a Ruggero Leoncavallo, che era un altro compositore dello stesso periodo. Si sfidarono a chi avesse scritto l'opera migliore. Quella di Leoncavallo esiste ancora, però è vero che quella di Puccini ha avuto molto più successo. Alla prima non ebbe un grandissimo successo, poi lui la rivisitò ed ebbe subito poi il successo che tutti noi conosciamo. E quindi, senza parlare troppo, visto che la musica poi parla di più delle parole, devo solo controllare, ecco, che sono arrivata all'ultimo momento, il traffico qua, non è proprio, poi dicono Roma, Napoli, non è che qui, ecco qua. Allora, intanto vi chiedo, quanti di voi hanno visto la Bohème? Sentita? Visto? Cioè, conosco. Vabbè, la storia la dico proprio breve, breve. Siamo a Parigi, negli anni 30 dell'Ottocento. Quattro squattrinati artisti vivono in una soffitta al freddo. Un pittore, un poeta, un musicista e un filosofo. E poi in questa soffitta, quindi vivono con pochissimo, e al piano di sopra, proprio sotto i tetti, proprio all'ultimissimo sotto la soffitta, abita Mimì, che è una fioraia, fa dei fiori finti, insomma, una ragazza di semplici origini, e che ha adocchiato Rodolfo già da tempo. E quindi c'è questo incontro, questa storia d'amore,
Marcello, il pittore, è innamorato di Musetta, che è una ragazza di un po' frivola, diciamo, e si rincontrano tutti al quartiere latino, c'è questa bellissima scena del secondo atto, poi però c'è questa nuvola pesante della malattia di Mimì, che già sappiamo dall'inizio che è malata, vi farò vedere nella musica Puccini come dipinge questa malattia. E quindi c'è l'incubo della morte, che poi avviene nel quarto atto. Questo è, diciamo, il fulcro della storia. E un'altra cosa che mi preme dire prima di cominciare è che Puccini aveva un rapporto piuttosto tormentato con le donne. E infatti, non so se è un caso, ma quasi tutte le sue opere finiscono con l'eroina femminile che muore. È vero. Sofferto. L'unica opera in cui non muore in realtà la protagonista è Turandot, però muore Liu e l'opera è rimasta incompiuta proprio dopo la morte di Liu, quindi, perché poi il finale è stato scritto da altri. La fanciulla del West, Mimì, non muore ma abbandona i minatori e quindi è una specie di morte affettiva, ecco, diciamo. Il resto poi, a parte Gianni Schicchi, che è un'opera comica, poi se mi sbaglio mi correggerete, come diceva il Papa, però mi pare che tutte finiscono piuttosto... Però sulla morte di Mimì lui scrive in una lettera che la morte, cioè il personaggio femminile al quale lui era più affezionato era Mimì, e che tutte le volte che sentiva i tre accordi che introducono la pagina finale di Bohème, questi qui, e lui piangeva anche quando gli suonava il pianoforte. Io trovo che in una esecuzione di Bohème, se non cade la lacrima lì, qualcosa è andato storto. Almeno nella mia esecuzione, se non c'è la lacrima, va bene. Quindi, comunque, l'opera comincia invece con un inciso musicale molto semplice in apparenza, sono tre note. Queste in musica sono semitoni. Io parlo con persone, voi ci saranno dei musicisti e anche dei non musicisti, vero? Quanti hanno studiato musica? Vabbè, non male. Comunque, il semitono è un intervallo piccolo, mentre un intervallo normale sarebbe un po' più grande. Quindi sono tre note con un ritmo. Quindi questo inciso lo troveremo in tutta l'opera. È un leitmotiv dell'opera e, a mio avviso, è indice di giovinezza, di, come si dice in italiano, ruvido, no? Una cosa ruvida, che è praticamente la grezzezza della gioventù. Cioè questa cosa un po' pazza, no? Di quando si è giovani, questi quattro ragazzi che vivono la loro vita in maniera del tutto squilibrata, no? E questo ritmo questo è proprio l'inciso. Si pensa, qui siamo in una situazione allegra, felice, giusto? Non tanto, però poi dopo, a un certo punto, mentre Rodolfo e Marcello dicono fa freddo, dai, spezza la sedia, accendi il fuoco, così, compare un altro inciso musicale importantissimo, che è questo, che poi riproveremo. Allora, intanto... peggio, perché l'accordo di si bemolle maggiore
Un arpeggio è al rivolto. Questo è uno dei temi di Rodolfo. Rodolfo è il poeta. E infatti lo ritroveremo nella sua aria, che è Gelida Manina. Adesso vi introduco solo alcuni temi che poi vi farò vedere come si intersecano tra di loro. Infatti, a un certo punto, lui dice: hai trovato una soluzione per il freddo? Dice sì, 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 e spezzano la sedia. Anzi, all'inizio strappano il poema di Rodolfo e lo ficcano nel camino. Quello gli ruba il codice, tanto è una schifezza. Oh, capito? E quindi... ricordatevi questo. Quindi questo e questo. Entra Colline, che è il filosofo della situazione, mentre sta bruciando il poema di Rodolfo, sentiamo questo. È lo stesso tema, solo che è pianissimo e mentre c'è il fuoco che fa così, lui crea questa situazione con gli archi, che è come immaginare le piccole scintille, no? Del fuoco. Questa è una cosa assolutamente geniale. E poi a un certo punto entra il quarto personaggio, Shonar, che è il musicista squattrinato. Sono tutti squattrinati all'inizio della nostra carriera. E c'è quest'altro tema. Anche lì quattro note, no? Re, do, la, do, si, fa, sol, fa, mi. Questo è il tema di Shonar. Questo altro tema è importantissimo perché lo ritroviamo più tardi. Lui arriva, porta i soldi, dice ho venduto una cosa, ho portato il pane, così, e questi continua così. Dopodiché entra un altro, un quinto tema. Questo è un tema molto importante perché è il tema del quartiere latino. Shonar dice: ma no, pranzare in casa la vigilia di Natale, mentre il quartiere latino nelle sue vie si addobba di salsicce e leccornie. Dice, allora cosa fa Puccini? Io trovo sempre che questa è una cosa geniale. Crea in musica degli odori, se si può immaginare. Perché lui fa questo. Addobba di salsicce e leccornie. Di frittelle in balsamo le vecchie strade, no? E quello lo sentite lo sottore di frittelle? Io lo sento, io quando lo dirigo là, perché poi fatto in un modo ci sono i flauti, è bellissimo. Sul pianoforte non rende tanto, però è là le ragazze cantano contente le vigilia di Natale e poi così e così. Questo tema è basato su degli accordi. Allora in musica c'è la triade, sono tre note, do, per esempio do maggiore, no? Adesso è tanto per dire. Questa è ok? Cercando di farlo molto semplice, ma avete capito più o meno. Okay. Queste triade discendente che annuncia il quartiere latino, anche tenetevelo in mente, ok? Diciamo cinque temi. Bene.
Poi entra Benoit, che è il padrone di casa, dice non avete pagato l'affitto, e loro lo fanno ubriacare e lo buttano fuori. Prima di buttarlo fuori, dov'è? Aspetta. Ah no, dopo averlo buttato fuori, Chonard dice va bene, adesso che ci siamo liberati di lui, andiamo al quartiere latino. Al quartiere latino, là ci attende Mumus, che è il famoso caffè, no? E cosa fa Cuccini? Al quartiere latino. Lo stesso tema di prima, però. La ci son beltà scende dal cielo. E poi passa subito da... Questo tipo di scrittura all'inizio non fu accolto bene dal pubblico abbastanza, ma dalla critica, dice, ma che è sta schifezza? Dov'è l'aria? Dov'è la romanza? Invece la genialità è un pezzo di teatro in musica, quindi dove i temi come questo, che ci ricordano il quartiere latino, sono appena accennati. Il spettatore o chi guarda e non ha studiato bene, magari non se ne accorge, però c'è questo, e questo è il nostro lavoro in quanto direttori, direttrici d'orchestra, pianisti, interpreti, di far cogliere questi piccoli dettagli. A un certo punto i ragazzi vanno da Mumus e Rodolfo dice no, ma io devo rimanere a scrivere perché quello mi ha bruciato il primo atto e non mi tocca rifarlo. E allora dice vabbè, noi andiamo. E lui dice io resto per terminare l'articolo di fondo del Castoro. Il Castoro, chissà, era un giornale del tempo. E cosa succede? Subito cambia atmosfera, quindi siamo in sol maggiore e andiamo e sentiamo sotto la musica di Rodolfo, che era, quindi è lo stesso tema in un'altra tonalità ma più lento. Le scale si sentono, quindi dico però fai presto perché noi non ti aspettiamo, e uno ruzzola giù dalle scale che sarebbe Colline e sentiamo. Lo stesso tema, capito? Quindi lui usa la stessa cellula e fa. Occhio alla scala, tienti ad ringhiera. Adagio. Questa è la caduta per le scale. È buio pesto, maledetto portiere. Boh, capito? Quindi una piccola situazione. Entra Mimì. Questa è una delle pagine più belle. Cioè lui è in una tonalità assolutamente, in questa, che dovrebbe andare in musica, adesso diventa un po' tecnico, ma dovrebbe andare, cioè, no? E invece lui fa... Nel senso che non c'è sequenzialità tra la tonalità lasciata e la tonalità a cui arriviamo. Ma
ripeto, non voglio diventare troppo tecnico, però chi è la scusi una donna, e qui entra il tema di Mimì, questo è il tema di Mimì. Quattro note che salgono. Re, mi, fa, sol, do, si. Beh, gli dice, mi si è spento il lume, me lo puoi riaccendere? Beh. Poi sviene perché sta male. E questo è un altro punto bellissimo. Quando lei sviene, lei per terra, Rodolfo dice, ed ora come faccio? Come faccio? E poi dice, così. Uccidi con l'arpa, che è uno strumento che si fa così. Prende l'acqua e fa. E questo lui fa con l'arpa. Che viso da malata. Lui si rende conto che lei è bianca, c'è qualcosa che non va. Che non va. Poi lei si sveglia e si sente meglio, sì. Dice tanto freddo, secca vicino al fuoco, un po' di vino, grazie, a lei poco poco, e iniziano a parlare. E dopo lei si sente meglio, fa finta di perdere la chiave, ovviamente, e torna indietro, ah, ah, mi si è spento il lume, ah, non trovo la chiave. Tutto un gioco amoroso. Finché arriviamo al punto, uno dei punti più belli del primo atto, che è l'aria di lui, no? Questo per esempio è un colpo di teatro, cioè loro stanno tastando per terra, dove sta questa chiave, dov'è? E a un certo punto nel buio lui gli prende la mano, fa finta di non vederla, o quella fa finta di no, insomma, si toccano, va bene. E cosa fa Puccini? Interrompe la musica e con un corno e un'arpa lui fa. Questo suono rimane sospeso per alcuni secondi, tenendo la mano di Mimì con voce piena d'emozione. Qua un altro tema. Diciamo i tasti neri per chi non sa proprio di musica, comunque, no? Mentre la tonalità di Mimì è giù, è con i diesis, diesis e bemolli, questo è un po' complicato, però il mondo della poesia di Rodolfo è i bemolli, i Puccini, mentre il mondo, tra virgolette, più semplice di Mimì sono le tonalità con i diesis, quindi diciamo sol maggiore, mi maggiore. E boh, lui racconta e dice, a un certo punto, proprio per catturarla ancora di più, perché dice, ma sono io che sono poeta, capito? Chi son? Chi son? Sono un poeta, che cosa faccio? Io vivo. Poi dice, adesso come faccio per conquistarla? E
Puccini. Lo stesso tema dell'inizio, lo ricordate quello? Lui, lento e in un'altra tonalità. In povertà mia dieta, sciaro da gran signore, rivedimmi d'amore. E comincia. E poi introduce il famosissimo tema della soave fanciulla. Poi il tenore qua sul do, infatti quando lo faccio io Bohème, siccome il do viene sulla parola speranza, tu guardami che ti viene il do, ti dico sempre la sera. Allora, quest'aria è piena di temi, come vedete, adesso non abbiamo tutto il tempo di spiegarli, però è importante sapere che questo tema alla fine dell'atto, o soave fanciulla, quando loro finalmente decidono di andare, si baciano e poi decidono di andare al quartiere latino. Però cosa fa Puccini? Invece di la bemolle maggiore, che è la tonalità di Rodolfo, quando comincia soave fanciulla è in la maggiore, quindi è mezzo tono sopra. Perché si è unito con mi, io ho detto che la tonalità di mi è sempre, non è con i bemolli, ma con i diesis, almeno nella prima parte dell'opera, poi dopo purtroppo diventano bemolli pure per lei. Aspetta. Oh, soave fanciulla. Solare, cioè le tonalità in musica danno anche un senso di colore. Se io faccio e poi faccio, c'è quasi l'illusione che lei non sia malata qua in questo duetto. Invece prima di questo duetto lei canta la sua aria in cui dice sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia, la mia storia è breve, a te la seta ricamo in casa e fuori, sono tranquilla e lieta. E questo è il suo tema. Questa cellula, no? Però a un certo punto dice, sola mi fa il pranzo da me stessa, non vado sempre a messa, prego sai il Signore, vivo sola, soletta. Sempre questa parola sola. Io cerco sempre di drammatizzare quando lavoro con le mie amiche. Dico, senti, ma secondo te perché continui a dire che sei sola? Perché tu sola. E vedi, sola mi fa il pranzo da me stessa, ma vado sempre a messa e prego assai il Signore. Quello non reagisce, vivo sola, soletta. Got it? You got the message? Did you get the memo? I'm
sono sola, sono single, abito sopra. È sicuro, questo è sicuro. Anche perché la musica praticamente c'è da... Dice... Esatto. Wake up. Capito? Però qui diventa drammatica la cosa, perché poi lei dice: là in una bianca cameretta guardo sui tetti e in cielo. Qui c'è una nota tenuta, mi luci. Quella nota tenuta per me è il dramma di... Cioè, lei dice, però, io sto lì su, però appena finisce l'inverno, il primo sole è mio. Sono io la prima che la vede sorgere il sole. E io ho sempre pensato, ma perché questa musica ci fa piangere? In fondo ci fa piangere, no? È una musica malinconica. E io me lo spiego solo in un modo e forse sbaglio. Perché per lei il sole, il caldo, è importante, perché lei è malata. Quindi l'inverno non è un bene per lei, invece il sole che la scalda, cioè non è solo un fatto visivo che lei vede il sole per prima, lei sente il calore per prima. E questo secondo me, perché sennò non si capisce, il primo sole dell'aprile è mio! Vabbè, questo, questo tema è un altro dei temi. E poi c'è una cosa molto bella che succede spesso in Puccini, cioè la sincope. La sincope in musica è un offbeat. Cioè se io faccio 1, 2, 3, 4, 1, gli accordi sono su ogni movimento, no? Sentite 1, 2. Ma se io faccio 1, 2, 3, 4. È come il battito del cuore o un'ansia. E in Puccini spesso compare questo, questa cosa, per esempio, adesso mi viene in mente, in quelle trine morbide, non riesco. C'è la stessa cosa un po', anche Butterfly. Questo è molto importante, questo senso della pulsazione che è un palpito del cuore, è il simbolo della vita, sono tante, tante possibilità. Siamo già arrivati alle 8? No, non no. Perché qua, allora adesso devo andare un po' più veloce, però tutti i temi di cui avevo parlato tornano nell'opera. Il tema del quartiere latino, questo irrompe come una specie di bomba all'inizio del secondo atto, perché il secondo atto... sono esattamente... lo ricordate? Lui cosa fa con le trombe? Adesso è difficile, non lo suono da tanto tempo. E questa è la scena del grande coro. I 18 minuti più difficili, a mio avviso, tra i più difficili,
da dirigere nella storia della lirica, questi 18 minuti del secondo atto. Veramente complicatissimo. Questo è il tema della vigilia di Natale che avevamo sentito con le leccornie e le frittelle. Questo tema pervade tutto questo secondo atto, nel quale però adesso volevo farvi vedere una cosa bellissima. Dov'è? Ah, aspetta, l'avevo segnato quindi. Ah sì, ecco. Prima dell'entrata di Musetta, i quattro ragazzi più vivi dicono: vabbè, dai, facciamo un grande brindisi, no? E allora Mimì canta: amare è dolce ancora più del miele, e Marcello, che ha il dente avvelenato contro Musetta, dice: secondo il palato è miele o fiele. Fiele vuol dire poison, come si dice? Veleno. Sono italiano, mi vengono le parole. Vabbè. Allora, quindi. Allora, amare dolce ancora del miele, più del miele, secondo il palato è miele o fiele. Oddio, l'ho offeso, è in lutto mia minina. E cantano allegri e un toast qua del liquor. Qua del liquor, beviamo la vita. E cosa fa Puccini? Questo. La stessa cosa, però lenta. Beviamo. Entra Musetta, questo è uno dei temi di Musetta, ragazzi. Vabbè, entra Lehmann, ok. C'è il famoso valzer di Musetta. Ne lo suono solo perché è così bello, in cui lei seduce tutti. Quando vengo a soletta, anche lei è sempre sola, la testa sta in mira. Valzer lento. Va bene, finisce il secondo atto in grande gloria. Lo salto perché anche perché così lo andate a vedere, lo andate a sentire, no? Poi dal terzo quadro in poi, io continuo a dire atti, ma in realtà si chiamano quadri. Primo quadro, secondo quadro, terzo quadro, cambia tutto. Cambia tutto perché sono passati alcuni mesi, è inverno, Mimì chiaramente tossisce sempre di più. Marcello si è rimesso con Musetta, ma litigano sempre, sempre a beccarsi, perché lei è una brava ragazza, però insomma flirta sempre anche con altri, quindi lui si arrabbia. E una delle cose geniali di Puccini, proprio per farci capire come è cambiato tutto, è nella musica. Prima lo suono e poi. C'è la neve. Allora, qua c'è tutta una lunga cosa che non vi leggo, però i platani che costeggiano il largo della barriera, grigi, alti, lunghi, io immagino sempre un quadro di Monet o di Manet, sai, proprio così, con la neve. E quindi il genio di Puccini sta in una cosa molto semplice. Ricordate questo?
che la triade è fatta di tre note. Cosa fa lui? Svuota l'accordo della terza, qui invece di fare, vi faccio, invece di fare questo, toglie la terza, lascia la quinta aperta. E sotto c'è un tremolo di contrabbassi, che è una quinta aperta. Quindi è lo stesso accordo, gli stessi accordi, ma di tonalità diversa. Più lenti, con pianissimo, tolti della terza, quindi spogliati della loro vita, secondo me. Quindi la gioia del quartiere latino è passata, c'è l'inverno, la morte sta per avanzare. E quindi e per me questo, io quando l'ho studiata tanti anni fa me l'ero accorta, poi quando l'ho diretta la prima volta mi sono detta ma è lo stesso tema, cioè lui ha preso lo stesso inciso melodico, lo ha rallentato, l'ha spogliato della terza e se la regia è fatta bene, questi sono anche fiocchi, cioè sono simbolici di morte, sono tutto quello che ho detto, sono anche dei fiocchi di neve che scendono. No? Siete d'accordo? Poi, sulla stessa cosa, quello che dicevi tu prima, si sente in una bettola, diciamo, dietro, con dei bicchieri, perché dall'interno si sente il coro che canta e questi bicchieri che fanno una specie di contrasto, secondo me, con la neve che cade. Sei contenta che non ho parlato? E questa era su richiesta sua, eh? Vabbè, poi arriva Mimì, nella desolazione di questo landscape si sente questo. Da re maggiore, diciamo, poi tieni una nota e poi va in una tonalità fa maggiore che è già con i bemolli. E entra lei, dice, sto cercando Marcello, devo parlare con Marcello, dice a Marcello, guarda, Rodolfo è insopportabile, è geloso, ci siamo lasciati, basta, la cosa non funziona, e lui dice, ma come, non vi volete così bene, ma guarda noi due, vi diamo in continuazione, però stiamo sempre insieme, per farla breve, e allora lei a un certo punto sputa la verità, e la verità è, cioè non è che lei comincia a tossire a un certo punto, no? Però sente che Rodolfo sta arrivando e quindi dice aspetta che mi nascondo perché non voglio che lui mi veda qui. E allora si nasconde, di solito si vede in scena, dietro un albero, non so. Entra Rodolfo e dice senti questa flirta con tutti e lui gli dice tu sei un... posso dire una parola? Sei un bastardo, corrotto perché tu sei geloso e non capisci niente. Insomma, ti devi avere più pazienza, così. E allora Rodolfo, senza sapere che Mimì sta lì, dice no, la verità è che c'è una verità terribile che io non ti ho detto,
dice questo. Dice: io amo Mimì, ma ho paura. Ma ho paura. Alla sincope ancora un pa, la riconoscete, sì? Da fa maggiore improvvisamente diventa fa minore. Mimì è tanto malata. Ogni di più decina la povera piccina è con nanna. E lei dice: che vuol dire? Una terribile tosse le il petto le scuote e le sue la vede, si vedono, ma come hai sentito tutto, bla bla bla, e lei gli dice: sì, ho sentito tutto, ma senti, lasciamoci perché tanto non c'è più niente da fare. E lei fa un ultimo tentativo. Lui: non me ne abbiano gli uomini qui in sala, per favore, ma tipico maschio, non reagisce, perché scusate, però lei è l'unico momento in cui la donna disperatamente cerca una reazione, quello sta fermo. È scritta geniale quest'aria, nessuno se ne accorge mai di questa cosa, perché lei dice: donde lieta uscita da un grido d'amore, torna sola Mimì al solitario nido. Dice: me ne torno. Cosa fa? Cosa fa Puccini? Lui fa così, guarda. Donde lieta uscita sola al solitario nido, ritorna un'altra volta a inter fin di fio. Allora, in tre battute non succede niente. Dice: vabbè, mi torno a intessere di fio. E poi si sente. Che poi, by the way, è lo stesso tema quando diceva che andava in chiesa, è la stessa musica, eh? In un'altra tonalità, ma se stiamo a analizzare una battuta qua non finiamo più. Comunque, lei dice così e lui impalato. E poi lei dice: addio, addio, senza rancore. No? Questo sta prendendo. Allora che fa? Ascolta, ascolta, le poche robe ad una che lascia e sparisce. Muto. Lui è sempre muto. Perché lui, adesso sto scherzando, ma lui è proprio incapace di deal with, cioè di, non sa che fare. Questa sta morendo, gli dice: no, dai, me ne vado, lui sta qui. E Puccini è un genio, perché in ogni silenzio mette questa musica un po' coquette. Cioè, poi gli dice: nel mio cassetto stan chiusi quel cerchietto d'oro e il libro di preghiere. Ci avete mai fatto caso? Vedi, questa è una cosa geniale. Perché tutti stanno sempre di... e poi gli dice: vabbè, ancora no. Però lei, in realtà lei non vuole andare via, quindi continua a dire: vabbè, questo non ha funzionato, quindi gli dice: involgi tutto quanto in un grembiale, manderò il portiere. Allora, questa è la parte più geniale. Allora dice: adesso tiro fuori la cuffietta,
perché lui nel secondo atto gli aveva regalato una cuffietta rosa. E questo è un momento geniale perché fa improvvisamente va in La maggiore, va sotto il guanciale, c'è la cuffietta rosa, poi dice se vuoi, lui non risponde, se vuoi serbarla. Lui continua la musica, non si dovrebbe mai fermare qui. Io faccio sempre andare avanti tutti, poi i soprani mi odiano perché l'applauso. No, perché è una scena in cui lei dice la sua, lui dice allora è proprio finita, te ne vai, ma te ne vai davvero? E allora poi dice addio sogni da. Addio svolge svegliare alla mattina. Addio sognante vita, nel tuo sorriso. E cominciano un duetto in cui hanno capito che non si vogliono veramente lasciare. E quindi c'è questo gioco un po'. E tra l'altro questa melodia Puccini l'aveva già scritta, una melodia per pianoforte e canto, l'ha rubata a se stesso e l'ha ficcata qui. Poi in questo momento magico a un certo punto escono Musetta e Marcello che stanno litigando come un cane e un gatto proprio così, perché lui dice al mio venire è mutato di colore, quel signore mi diceva ama il ballo signorina, sei una vana, finivo la civetta, insomma insulti che vanno avanti, eh? Quindi c'è un quartetto meraviglioso in cui Mimì e Rodolfo cantano la melodia, che sarebbe quella che abbiamo appena sentito. Questa, no? Gli altri due, adesso non posso suonare tutti insieme, non ho quattro mani, però al mio venire ha aiutato di colore, quel signore mi diceva ama il ballo signorina, va a frivola civetta, e continuo. Finisce il duetto e questo è uno dei momenti veramente più toccanti dell'opera. Perché Marcello manda a quel paese Musetta, praticamente, un po' che parla, dice, basta, gli dice, lei gli dice, pittore la bottega, vivera, rospo, strega. E poi lui la manda un po' più, dice, strega, e si sente qui. Sempre tua per la vita. Quindi hanno deciso di rimanere insieme. Ci lasceremo alla stagione dei fiori, alla stagione. E qui arriva il genio di Puccini, un oboe. Vi ricordate questo? Ta 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 ta.
Questa è una cosa piccolissima che raramente si sente. Quando lui dice ci lasceremo alla stagione dei fiori, cioè alla primavera, il nuovo è piano. Alla stagione dei fiori. Che si volevano lasciare e non si lascia. Brevemente il quarto quadro, sono passati vari mesi, fa caldo. Ricomincia. Sono di nuovo in soffitta, non hanno soldi, c'è un bellissimo duetto ma lo devo salutare perché se non mi finisco più, tra Mimì e, scusate, fra Rodolfo e Marcello. Tutti e due sono stati piantati dalle loro donne, che è arrivata la primavera, quindi si sono lasciati. Uno pensa a quella, l'altro pensa a quell'altra. Poi arriva Chonard, sempre il musicista. Arrivano gli altri due, c'è tutto un gioco, un finto ballo che fanno tra di loro, perché scherzano, vivono di poco, hanno una riga per mangiare, così. E poi a un certo punto, eccolo qua, entra Musetta con Mimì, c'è Mimì, mi segue, sta male, e qui c'è tutto il finale in cui si, diciamo, c'è il dramma finale in cui lei muore alla fine. E prima di morire però cosa fa Puccini? Introduce tutti i temi dell'opera in varie salse. Per esempio, il tema di Mimì. Mi piacciono quelle cose che anzi non c'è via, del primo atto. Lei dice, Musetta dice, intesi dire che Mimì fuggita dal Viscontino era in fin di vita. Lo stesso tema dell'aria, e potremmo andare avanti così, per ogni pagina ce n'è una, però vorrei far vedere le cose più importanti, ed è questo. Allora, Colline non abbiamo parlato di lui tanto, è un filosofo squattrinato ovviamente. A un certo punto, per comprare un manicotto caldo per le mani di Mimì, tutti vogliono vendere qualcosa, chi gli orecchini, chi gli altri. E lui dice, io non c'ho niente, c'ho solo questo vecchio cappotto, la zimarra famosa, e canta questa piccola, non è nemmeno un'aria, questa piccola melodia. Vecchia zimarra, senti, io resto il pianto, a scendere il sangue, le mie grazie. Dice al cappotto, sta parlando col cappotto, mai non curvasti il logoro d'orso ai ricchi e ai potenti, passar nelle tue tasche come in altri filosofi e poeti. Perché lui teneva i libri dentro, no? Quindi dice, nelle tue tasche sono passati filosofi, poeti, tu non ti sei mai inchinato ai ricchi e potenti, però ti vendo per il bene di me. E la cosa geniale di Puccini è che lui introduce questo tema. Poi dice addio, e qui arrivo.
è la marcia funebre del suo cappotto. Ma attenzione, tenetevelo bene in mente questa cosa, perché adesso ci arrivo. A un certo punto Schaunard dice: senti Colline, lasciamo questi due da soli, che secondo me vogliono parlare, e se ne vanno. E qui si apre un'altra pagina stupenda, perché Rodolfo e me sono soli, lei è sdraiata su un materasso così per terra, e improvvisamente per farla sorridere, e gli dice: ti ricordi quando hai fatto finta? E lei dice: sì, lo so, l'hai fatto apposta, io lo sapevo che tu facevi finta, è tutto un gioco da lungo, che è. Finalmente arrivano questi che hanno venduto le cose, portano il manicotto e qui c'è la fine di Mimì. E la cosa veramente geniale di Puccini è che il tema dell'aria di Rodolfo del primo atto, quello lì, cosa fa lui? Lei dice, prende il manicotto e dice: oh, come bello e morbido. Lento si sente il tema di Rodolfo dall'inizio. Il temore
bellirò. Sei tu che dice sì, sono io. E poi, aspetta che arrivo al via punto, dov'è? Tu aspetta, eccolo qua. Piano così perché violini. Mio amore, sempre con te, le mani, sempre più lento il tema di Rodolfo. E poi Puccini scrive lunga pausa. Quasi nessuno fa questa lunga pausa. Io l'ho fatta. E ve lo giuro, se si fa giusta, bisogna fare la lunga pausa. Perché lei muore, nessuno nella stanza si accorge, se non gli spettatori. Perché noi spettatori vediamo la mano che cade. Quindi lei fa al caldo, dormire. Che ha detto il medico? Verrà. Cioè loro non si sono accorti di niente. Solo Schaunard ha visto a un certo punto. Lui l'ha vista. Gli altri no. E quindi quella pausa, se è fatta giusta in teatro, ha un valore enorme, più di qualsiasi musica scritta. Se è fatta, il direttore o direttrice deve sentire quando è il momento, e con la regia anche decidere quando è il momento. Vabbè, poi dice, poi alla fine dice, guarda che è morta. Poi si sente per l'ultima volta il tema di Rodolfo. Va, vedi, tranquilla, che vuol dire con andare e venire, con guardarmi così. E poi, improvvisamente, i famosi tre accordi che Puccini diceva, se qualcosa, cioè che io dico, se non si piange qualcosa è andato... Non piangete adesso, però. Però in recita. E improvvisamente la stessa tonalità, do diesis minore, dell'aria di colline, cioè di quando lui ha dato via il suo cappotto, però io dico sempre che più noi musicisti più
viviamo la musica, cioè, questa è la nostra missione, secondo me, cercare di capire perché lui ha messo lo stesso tema di Colline con la morte di Mimì. E però quando lei canta a Rodolfo non è Do diesis mi, ma è che è ancora più funereo in un certo senso. Comunque, penso che dovevamo fare delle... Però quanto tempo abbiamo? Che ne so? Sì. Facciamo un quarto d'ora? Ecco. Di... Però avete il microfono per le domande? No, allora forte bisogna parlare. Buonasera Speranza, inutile dire complimenti, noi siamo stati a venerdì a Liegi, abbiamo visto le Giove Carmelite, è stato veramente... Tra l'altro, è per farvi le pubblicità, ma se potete ci sono ancora due recite, veramente è uno spettacolo meraviglioso, bellissimo. Un altro tipo di opera, ma veramente bellissimo. Anche la regia. La regia è stupenda, sì. Stupendo. Volevo chiederti se ti posso dare del tuo. Quando studiavi, quando eri molto giovane, se hai avuto dei miti di riferimento, insomma, la nostra generazione, c'era Karajan, c'era Abbado per la nostra generazione, c'era Giulini, Kleiber, hai qualcuno che ti ha influenzato particolarmente? Grazie. Allora, intanto io, se avete letto un po' la mia storia, comunque si può fare la ricerca su internet, quindi non è un segreto che io ho appena fatto 50 anni, qualche mese fa, no, 2 mesi fa. E la prima parte della mia vita io l'ho dedicata al pianoforte, anzi, diciamo, tre quarti. E quindi io non avevo mai sognato né voluto né immaginato di diventare direttrice d'orchestra. Non era questo il motivo per cui ho studiato musica. Io ho fatto la pianista, anche solista, poi musica da camera. Quindi, mentre crescevo a Roma, i miei mi portavano spesso e volentieri ai concerti, sempre in piccionaia, in delle situazioni assurde, però... E quindi direttori d'orchestra, io guardavo più i pianisti, nel senso, per me Pollini era uno dei più grandi, poi c'è stato Ivo Pogorelic che mi piaceva tantissimo, Marta Argerich, cioè io guardavo più i pianisti e poi la musica da camera. Ho visto a Santa Cecilia nel vecchio auditorium Giulini, mi ricordo, mi impressionò moltissimo. Poi nella seconda fase, diciamo, dopo il conservatorio, sono andata a New York, alla Juilliard, dai 19 anni poi. E lì ho scoperto anche di più, se vogliamo, la musica sinfonica e l'opera. Cioè, l'opera è stata anche a Roma con i miei genitori. Però, siccome ero molto presa dal pianoforte, e lì ho avuto la fortuna di vedere, per esempio, Bado con Berliner, muti vari che venivano tutti a Carnegie Hall, quindi io andavo sempre con i biglietti da $5 in piccionaglia, sempre seduto in piedi così per ore. E è stato poi in una seconda fase che io ho deciso con il pianoforte di non fare la solista, di dedicarmi all'opera e fare la pianista d'opera, come vedete, e cioè, mai sono collaborato per. Ed è stato in quel momento che ho cominciato veramente a scoprire la direzione d'orchestra legata, in quel caso, all'opera. E quindi ho iniziato a lavorare con dei direttori bravi e direttori meno bravi. E poi, finalmente, uno degli incontri sicuramente più significativi per me è stato quello con Riccardo Muti, perché con lui ho fatto un percorso di quasi 9 anni, ero la sua pianista, tutte le opere che lui faceva. Nel periodo del dopo Scala, quindi musicalmente sicuramente ho avuto nell'ultima fase, prima di salire sul podio io stessa, un'influenza diretta o indiretta, diciamo, dal lavoro che ho fatto col maestro. Però io ho sempre ammirato, mi ricordo tutti gli anni guardavamo sempre il concerto di Capodanno, il Kleiber per me è uno dei più grandi della terra, ecco, mai esistiti, per dire, Karajan, Savastandir. Io amo molto Toscanini, perché tra l'altro ho dimenticato di dire che la prima mondiale di Bohème,
nel 1896 fu diretta da Toscanini, che aveva 28 anni, pensate. E quando io ho diretto la mia prima Bohème a Los Angeles, nel 2016, la conoscevo già a memoria la Bohème, però ho detto fammi sentire la Bohème di Toscanini. C'è una registrazione del 46 con la NBC Orchestra, se la trovate ascoltatela, che è completamente diversa da qualsiasi Bohème voi mai sentirete in teatro o in registrazione. E se uno segue è esattamente come l'ha scritta Puccini, senza smielate, senza miele messo sullo zucchero che fa vomitare, senza allungare, senza corone non scritte, proprio come lui la voleva. E Toscanini per me è un esempio in questo, cioè io amo molto Toscanini perché intanto è stato uno dei primi grandi proprio, e c'è un rigore nello studio delle partiture che mi affascina molto. Prego. Devo parlare. Allora, ho questa curiosità, non so se è una domanda logica da fare, la sua risposta insomma me lo chiarirà. Sì. L'opera ha seguito un po' forse il corso della letteratura, l'inizio, i miti classici, quella grande epica di Verdi, la storia, poi si imborghesisce, Puccini, il dramma privato. Poi a un certo punto l'opera finisce, cioè non c'è una sperimentazione, però l'opera italiana mi sembra di poter dire che sia finita, e tanto che si ha l'impressione che sia un'arte chiusa, non è successo lo stesso alla letteratura o ad altre arti, tant'è vero che i giovani in Italia, qui non tanto, all'estero non tanto, hanno sempre l'impressione di una cosa vecchia. Sì. È così perché? Allora, a livello compositivo ci sono sicuramente dei compositori che tentano, che scrivono ancora, ma c'è poco interesse anche da parte dei teatri spesso ad osare. Io conosco dei compositori che scrivono, per esempio. Negli Stati Uniti c'è molto più, dove io ho studiato, più, tra virgolette, coraggio a mettere in scena delle opere contemporanee, e di cui per esempio ne ho viste un paio quest'anno al Metropolitan, bellissime. Certo, è un linguaggio molto più vicino all'epoca di oggi, perché la musica dovrebbe, come dice lei, seguire il passo dei tempi, no? Quindi è chiaro che le melodie di Verdi sono anche legate all'epoca, al romanticismo, al momento storico, però è vero che è più difficile oggi comporre delle cose che attraggano il pubblico di oggi. Secondo me bisognerebbe puntare a delle tematiche che sono odierne, cioè fare un'opera nuova, contemporanea, un compositore, ma bravo ovviamente, che scriva delle belle melodie, compositore, compositrice, ma magari con una storia che è attinente alla nostra storia di oggi o di 50 anni fa, non so, perché è vero che queste opere secondo me parlano anche all'uomo di oggi, perché sono tematiche universali. Sul perché sia successo non dovrei fare degli studi molto più approfonditi, però è in parte lei ha ragione, sì, questo sì. Però io, per esempio, ripeto, negli Stati Uniti adesso c'è una nuova vibe proprio anche, non dico esagerata, ma quasi, di andare a cercare, e ci sono dei compositori fantastici. Quest'opera che ho visto al Metropolitan, mentre ero lì a fare il debutto, io facevo Rigoletto, e hanno scritto The Hours, basato sul romanzo, con tre dive, c'era la Renée Fleming, Joyce DiDonato e un'altra famosa su Broadway. E questo compositore americano ha scritto una musica veramente bella, tra l'altro anche delle melodie orecchiabili. Certo, mi direte, non è Puccini, però magari fra 50 anni chi l'ascolta dirà che bello, no? Quindi, non so se in parte risponde alla tua domanda. Qualcun altro? Posso darti del tempo? Certo. Siamo coetanee. Volevo chiederti, tu sei un esempio per tante donne, per tante ragazze. Il tuo mestiere è un mestiere molto difficile. Che consiglio daresti a una ragazza, a una giovane musicista che vuole fare, vuole iniziare questa carriera?
secondo la tua esperienza? Sì. Allora, intanto iniziamo a dire che è ancora abbastanza raro vedere donne sul podio, però già negli ultimi 5 anni le cose si sono evolute molto. Io il consiglio che do a chiunque, non solo alle ragazze, ma a chiunque vuole intraprendere questa carriera, è di studiare, cioè, ma di studiare proprio tanto, perché purtroppo a volte la direzione d'orchestra è vista un po' come qualcosa, hai suonato, hai studiato un po' lo strumento, ti metti lì. Invece, cioè, questo che io vi ho fatto vedere adesso, che è in poco tempo tutto condensare, se poi se potuto avrei rifatto battuta per battuta tutta l'opera, poi magari vi non parlate più, però per dire, è il risultato di tanti anni di cercare, di studiare, cioè, quindi la base deve essere lo studio, studi seri, che per fortuna oggi si è abbattuto il muro contro le donne in questa professione, perché c'era questo muro di però sai, il leader generale che sta lì, deve essere un uomo, no, quindi visto che questa parte è stata risolta, adesso nei conservatori, nelle scuole, anche all'estero, non solo in Italia, cioè, quindi questa è la base. Poi bisogna avere tanta determinazione e tanto sacrificio, ma io credo che in qualsiasi professione, no, ci vuole questo, non solo nella musica. Però certamente la musica, come lo sport, c'è tante ore di sacrificio, di... Adesso, cioè, io a volte penso ai miei anni passati e dico, ma come facevo? Maturità, 8 anni, lo stesso anno. Adesso c'era una maturità in questi tempi, no? Io ho fatto la maturità e l'8° anno di pianoforte. C'è qualcuno che studia pianoforte qua? Che ha studiato? In Italia? Ha capito di cosa stiamo parlando? C'è la stessa sessione estiva. Quindi, però sicuramente non, di non scoraggiarsi, perché i tempi veramente sono cambiati. E bisogna comunque, è una professione dove bisogna avere i nervi saldi, bisogna essere molto persistenti, molto, come dire, sì, non farsi abbattere dalle difficoltà, ma questo vale per le donne come per gli uomini, non è, perché poi ci sono delle cose, degli ingredienti che uno deve avere anche naturalmente, un po' senso della leadership, un po' di carisma, un po' di umanità, un po' di tanta psicologia. Ma proprio tanta, quindi prego. Grazie, grazie a tutti. Se potete aver visto vedere, veramente bravissima, veramente bravissima. Ma ci sono solo un'ora per 10, ci sono ancora 2 domani e giovedì. Grazie infinite. Grazie.